Nella stagione 2020 Lago Maggiore avrà un nuovo battello con un nome tutto particolare, si chiamerà Topazio. È quello che vedete alle nostre spalle con le due eliche, però una qualità particolare questo battello, direttore, ce l'ha, è vero? Sì, questo battello è un battello, chiamiamolo green, a doppio tipo di propulsione, diesel e elettrica. In realtà i motori di propulsione sono elettrici e verranno condotti o da dei diesel generatori o dalle batterie. Principalmente lo scopo di questa operazione è quello di seguire un percorso sempre più vicino alla materia della preservazione dell'ambiente circostante e quindi utilizzare il più possibile le fonti energetiche pulite, quindi l'energia elettrica, per condurre questi battelli. Il nostro non è un esperimento ma una soluzione concreta che abbiamo studiato per consentire l'avvicinamento a tutti i pontili, specie nell'ambito Isole Borromee o nei punti di interesse Castelli di Canoro, in propulsione elettrica, quindi silenziosa, con basso impatto ambientale, utilizzando le batterie. Quindi navigazione a Lago Maggiore non è solo il trasporto di turisti, passeggeri, ma anche l'opportunità di creare posti di lavoro per quanto riguarda la costruzione dei natanti. Sì, navigazione a Lago Maggiore è una realtà che non è facilmente riscontrabile in altre parti d'Europa, perché noi altri, oltre ad fare il nostro servizio di trasporto pubblico locale, noi altri manutenzioniamo, costruiamo le nostre unità presso i cantieri di Arona e presso le officine di Intra. Questo significa che abbiamo non solo una parte di personale navigante con la loro formazione, ma abbiamo anche personale di cantiere che opera sulle più vaste specialità, dalla riparazione motori, ricostruzione motori, alla costruzione scafi, riparazione scafi, e diciamo la peculiarità che abbiamo conservato ancora la carpenteria in legno, che ci consente di mantenere gli interni delle nostre navi storiche ancora a livello, diciamo, della costruzione originale. Diciamo che entrerà in funzione nella stagione 2020, però il varo tecnico è previsto per... Allora, un primo varo tecnico sarebbe previsto per settembre, confidiamo di essere nei tempi della costruzione, quindi i primi di settembre verrà fatto questo varo per verificare che lo scafo e tutte le sue comunicazioni con l'acqua siano perfettamente realizzate.